La voce di Bonovox, gli U2 con One alle 8:32 minuti qui su Crystal Radio. Good morning Milano a tutti ancora, 331-7853-555 il nostro numero di WhatsApp, seconda e ultima, ultima mezz'ora di trasmissione che apriamo parlando di una mostra, che c'è a Milano in questo momento, dal titolo molto esplicito, facile: complottismo, fake news e altre trappole mentali. È al Museo della Filosofia e non è passato inosservato, perché anche i complottisti, i famosi Novax, si sono fatti sentire, perché da Repubblica Milano leggiamo: l'assedio dei complottisti alla mostra sulle fake news organizzata alla statale. Ma per capire bene di questa mostra e capire se anzi i complottisti sono ancora lì campeggiati fuori, lo chiediamo ad Anna Ichino. Buongiorno, buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti. E allora, quanta gente c'è stamattina mattina a dare il benvenuto davanti alla mostra? Cosa sta succedendo? Ma in realtà i complottisti sono una manciata, non sono così tanti, però sono molto affezionati. Ah, bene, bene. Vi portano almeno cornetto e brioche, vi portano almeno il cappuccino, neanche quello. Magari, cioè. No, in realtà no, non sono così amichevoli, però ormai sì, quasi stiamo facendo amicizia. E attenzione, perché nelle brioche chissà cosa ci mettono dentro, e quindi da buon complottista uno non le prende. Ma no, parliamo... Dica Chino. No, dicevo, metto i microchip. Infatti, perché adesso noi ridiamo e scherziamo, ma qui il tema è veramente serio, tanto che appunto voi ci avete fatto una mostra: complottismo, fake news e altre trappole mentali. Di cosa parla questa interessante mostra al Museo della Filosofia in Statale fino al 22 febbraio? Allora, la mostra parla, appunto, come dice il titolo, di complottismo e fake news, per cercare di... sono parole che sono sulla bocca di tutti, ma appunto cerchiamo di capirle meglio, essendo una mostra che nasce nell'ambito del progetto del Museo della Filosofia, cerca di appunto affrontare alcune delle domande anche filosofiche che questi fenomeni sollevano. Ha una prima sala dedicata a problemi di natura concettuale, proprio definire che cos'è una fake news, che cos'è una teoria del complotto, e appunto queste definizioni non sono ovvie, perché non è che ogni volta che parliamo di complotti siamo dei complottisti, per cui capire perché appunto talvolta è legittimo parlare di complotti, ma in alcuni casi si scade nel crinale della disinformazione. Ma questa è la prima sala, quindi a carattere un po' introduttivo. Ma la seconda sala della mostra, che consta di due sale, che è un po' il clou del percorso, affronta la domanda centrale del perché ci si crede. Quindi il tema centrale della mostra è quello di quali sono i meccanismi cognitivi, sociali e culturali che portano appunto fake news e teorie del complotto ad avere il successo che hanno. Quindi sostanzialmente cosa succede nella mente del complottista. Perché sto notando che in realtà ci si casca facilmente, cioè anche persone che io reputavo molto intelligenti, anzi che reputo ancora molto intelligenti, però ogni tanto poi ci cascano dentro. Com'è possibile? Ma certo, e appunto uno dei messaggi centrali della mostra è quello per cui tutti ci caschiamo facilmente, cioè non è che c'è un noi e un loro, non è che c'è la mente complottista e la mente non complottista. Ci sono appunto una serie di trappole mentali, che menzioniamo nel titolo della mostra, che fanno parte dei meccanismi cognitivi universali che tutti abbiamo, cioè gli errori di ragionamento, le distorsioni cognitive, le fallacie argomentative, sono appunto universali, non sono proprie, tutti quanti siamo meno razionali di quanto ci piacerebbe pensare. E quindi in questo senso il viaggio nella mente del complottista che la mostra propone è un po' un viaggio nella mente di tutti noi. Poi certo, il complottismo ha degli specifici e ci sono delle condizioni appunto che fanno sì che appunto in alcune circostanze prendano piede le teorie del complotto, però si tratta appunto di uno studio che è un po' una lente sulla psicologia umana in generale, ecco. Se vogliamo individuare lo specifico del perché, allora, se tutti siamo meno razionali di quel che ci piace pensare, alcuni diventano complottisti, la parola chiave è sfiducia. È una parola che ritorna moltissimo nella mostra. Si dice spesso, si pensa spesso che la mente complottista sia una mente credulona. Il complottista è rappresentato come colui che crede a tutto. Sì. In realtà, in un certo senso, è vero il contrario. Il complottista è qualcuno che non crede a niente. Cioè, prima ancora che credulone, è diffidente. È qualcuno che ha perso fiducia in una serie di appunto fonti di sapere, che sono quelle nelle quali in realtà sarebbe più razionale aver fiducia. Ha perso fiducia appunto nella comunità scientifica, nelle istituzioni, in quelle che i filosofi chiamano autorità epistemiche, coloro che hanno autorità in un certo campo. Ha perso fiducia in tutte queste voci e
spesso, questo bisogna dirlo, è importante dirlo, anche per delle ragioni più che comprensibili, perché ci sono molti casi in cui appunto la comunità scientifica o le autorità, le istituzioni non sono in grado di parlare col cittadino, non sono in grado di appunto di una comunicazione trasparente, inclusiva. E non è un caso per questo se il complottismo si diffonde in quelle porzioni, soprattutto in quelle porzioni di società che a torto o a ragione si sentono perdenti, ok? Negli Stati Uniti degli studi molto significativi mostrano che negli Stati Uniti teorie del complotto in ambito sanitario, per esempio appunto su vaccini e altre cure, sono molto diffuse nella comunità afroamericana. E sappiamo tutti come funziona il sistema sanitario statunitense, che distingue i cittadini di serie A, di serie B, di serie C. Se appartieni a una certa comunità, tu alle cure potresti non avere accesso mai. Ok? Per cui se in quelle porzioni di società si diffonde sfiducia, beh, come dargli torto? Questo lo dico non per dire abbiamo ragione ad aver sfiducia, chiaro, non chiaro. Fidiamo più i medici, però per dire che questa sfiducia appunto spesso ha delle cause socioculturali appunto più che comprensibili. Il problema è che appunto poi la sfiducia crea un vuoto, fa terra bruciata e crea un vuoto a livello anche cognitivo, cioè ti porta a rifiutare una serie di risposte a delle domande. Noi abbiamo tante domande sulla realtà e gli esperti ovviamente hanno delle buone risposte, ma se nutri sfiducia rifiuti quelle risposte. La risposta dell'esperto. E quindi a quel punto hai bisogno di risposte alternative. E appunto è nel vuoto di risposte che generato dalla sfiducia che poi prendono in piede le fantasie di complotto. Quindi, Chino, se ho capito bene, io questa mostra non è che vengo lì e mi dite questo è vero, questo è falso, questo è vero, questo è falso. Non è questo, non è un bufale.net, cosa del genere. Cioè, non è, ma mi spiegate, attenzione, puoi armarti, diciamo, di alcuni skills che ti potranno servire per capire poi in un futuro da solo cosa può essere reale, cosa no, ma soprattutto ad aumentare l'attenzione, forse mi da dire, cioè è quasi un allenamento quello che mi proponete voi, assolutamente, no? Assolutamente, è un allenamento al pensiero critico, cerchiamo appunto di capire come funzionano per metterci in guardia e metterci in grado di riconoscerle pensiero critico che spesso viene usato invece per dire non che abbiamo il pensiero critico, siamo quelli che abbiamo smascherato il complotto e tutto, spesso viene certo, poi, no? Uno dei temi che affrontiamo è proprio questo del crinale tra sano scetticismo e sano pensiero critico e appunto creduloneria nelle fantasie complottiste. È un confine sottile perché è un confine sottile in cui entra anche l'umiltà di sapere dove devi delegare ad esperti. Chiaro. Perché certamente va benissimo il pensiero critico, usare la propria testa, è quello che diciamo sempre ai nostri studenti, quindi il pensare con la propria testa è un ottimo motto, è un'ottima incitazione. Però devi farlo essendo consapevole che in alcuni ambiti la tua testa non può arrivarci perché sei in virologia, se non hai un dottorato, non sei in grado di capire certe cose, ecco. Per cui, per fare un esempio... Sì, sì, chiarissimo. Tutto questo è all'interno del Museo della Filosofia, che io, Chino, se lei non ha da andare via, la terrei ancora un attimino qua, ci ascoltiamo una bella canzone e poi parliamo invece di questo museo, di che cos'è il Museo della Filosofia, perché è davvero interessante e secondo me dovremmo conoscerlo un po' di più. Va bene? Volentieri. E allora andiamo con Diodato dal Sanremo appunto appena passato con Ti Muovi e poi torniamo qui che invece non si muove la nostra Anna Ichino per parlare appunto di questa mostra, complottismo, fake news e altre trappole mentali e soprattutto del Museo della Filosofia. E Diodato, Ti Muovi, non si è mossa invece la nostra ospite che è ancora collegata qui con noi perché stiamo parlando del Museo della Filosofia insieme ad Anna Ichino. E allora, professoressa Ichino, che cos'è questo museo? Ne vogliamo sapere di più perché, posso dire, lo conosciamo poco ed è male, peccato quasi mortale, diciamo veniale sicuramente, ma insomma dobbiamo rimediare subito a questa nostra mancanza. Allora, spero che ne sentiate parlare sempre di più, perché è un progetto che appunto sta crescendo e finalmente sta prendendo le mosse in modo solido. Allora, l'idea è proprio quella di creare quello che, per quanto ne sappiamo, è il primo museo della filosofia al mondo. Cioè, quello di cui ci siamo resi conto a un certo punto con i miei colleghi è che al mondo esistono musei di qualsiasi cosa, dall'arte, storia, oggetti, sesso, prendi qualsiasi... Il museo del tombolo. Incredibilmente per la filosofia, che è una disciplina bella e importante, almeno secondo noi, ovviamente siamo parziali, ma per la disciplina per la filosofia non c'era ancora un museo. E qualche anno fa abbiamo deciso che era il momento di colmare questa lacuna e dare vita appunto a un museo della filosofia. Cosa abbiamo in mente con Museo della Filosofia?
Il nostro modello, diciamo, musea ispiratrice sono i musei della scienza, quindi un museo non in cui entri e vedi oggetti, reliquie del passato, la penna di Kant, il cuscino di Hume, queste cose qui, no. Un museo in cui entri in temi e problemi filosofici attraverso una serie di attività, esperimenti, giochi e appunto in una forma interattiva e dinamica che ti coinvolga e ti faccia capire i problemi dall'interno. Questa è un po' l'idea, e appunto se avete in mente i musei della scienza, questi sono il nostro modello. Quindi un approccio per temi e problemi, non necessariamente storico, e molto dinamico. Ecco, attualmente si trova nei chiostri della statale, giusto? Esatto, noi interno... Nel 2019 abbiamo creato le prime due sale di questo museo in queste due aulette nel cortile d'onore della statale, che sono le stesse che adesso ospitano questa mostra, che idealmente sono le due nuove sale. Infatti, okay, anche sui manifesti le abbiamo chiamate le nuove sale del Museo della Filosofia. Lo stiamo costruendo appunto pezzo per pezzo con una serie di mostre temporanee che dovrebbero finalmente nel 2025, quindi nel giro di un annetto circa, confluire in una sede permanente a Città Studi. Ok, quindi queste mostre temporanee diventeranno poi delle permanenti dopo, esatto, giusto? Okay. Esattamente, questa mostra, le prime due sale erano dedicate a problemi filosofici generali, quindi cos'è la filosofia, quali sono gli strumenti del filosofo. Oh mamma, quella è difficile, bisogna partire da lì effettivamente per capirmi bene. Beh sì, ovviamente un museo doveva partire dalle basi, e però poi questa volta c'è stata poi di mezzo la pandemia, che appunto ha un po' bloccato il progetto e come molte altre cose, ma adesso si è ripartito e abbiamo deciso di prendere un tema specifico, che appunto è questo di complottismo e fake news, che ovviamente non è un classico tema filosofico, ma solleva molte domande filosofiche, e quindi appunto questa volta abbiamo creato due sale dedicate, le chiamiamo alla filosofia della disinformazione. Beh, ma poi insomma io devo dire che la filosofia è sempre un po' bistrattata, è sempre vista un po' da chi non la capisce, io in primis, lo confesso, in maniera un po' così strana. In realtà poi le domande ce le si pone, come dire, le domande filosofiche rientrano in tutto, l'abbiamo visto anche adesso col tema dell'intelligenza artificiale, quanta filosofia c'è alla base di tutto quello poi anche, quindi insomma forse anzi dovremmo avvicinarci di più a questo tema e a questa materia. Ma sì, questa è la nostra idea, e la speranza è che il museo consenta di farlo a un pubblico ampio, appunto tutto quanto, anche il discorso che facevo prima sui meccanismi mentali del complottismo eccetera eccetera, è tutto veicolato da giochi e attività, per cui chiaramente ci sono anche dei pannelli illustrativi in cui leggi e dei video in cui ascolti, però abbiamo la sfida è per ogni tema e problema creare dei giochi, appunto anche per il discorso sui meccanismi che guidano la mente complottista, abbiamo creato un gioco in cui i giocatori sono invitati a giocare a fare i complottisti per capire da dentro i meccanismi coinvolti. Quindi abbiamo creato questo che chiamiamo kit del complottista, in cui diamo delle carte che mettono, diciamo, danno delle istruzioni per diventare un buon complottista. E poi abbiamo creato un finto social media che si chiama Glitter, che è un gemello di Twitter, sì, in cui i giocatori si sfidano inventando teorie del complotto, postandole su questo social media. E l'algoritmo di Glitter, che abbiamo creato apposta, calcola i punti popolarità di ciascun giocatore, calcola quanto la tua teoria del complotto piace a quella comunità social, e alla fine decreta il complottista, chi vince il trofeo complottista. Questo è solo un esempio, ovviamente è un gioco che funziona molto bene con i ragazzi delle scuole, ci passano le ore a sfidarsi su Glitter. Beh, io sto già prendendo la metropolitana per venire lì però a giocare a Glitter, ve lo dico, quindi devo specificare che ovviamente lo scopo non è creare una nuova schiera di complottisti, ma il contrario. Questo è importante, perché ogni tanto ci dicono: ma voi siete matti, voi ci state, se ci date il kit del complottista, però ovviamente ma no, ma il concetto è come quello del vaccino, appunto inoculando il complottismo, esatto, abbatto il complottismo, no, giusto, è quella roba lì. Gliel'avete regalato a quelli fuori il kit oppure no? No, loro non ne hanno bisogno. sono già esperti, hanno già il master, esatto, in quello. Esatto. Ricordiamo anche gli orari, non abbiamo detto gli orari, come funziona, quando, allora, e soprattutto c'è un'apertura straordinaria anche, giusto? Sì, esatto, la mostra è aperta ancora questa settimana fino a giovedì, purtroppo, quindi se volete venire a trovarci avete ancora qualche giorno, ma affrettatevi, è aperta tutti i giorni, ma il mattino è riservato alle scuole, mentre il pomeriggio dalle 2 alle 7 e mezzo è aperta ad accesso libero, con visite guidate sempre disponibili a cura dei nostri studenti e studentesse, okay, e quindi tutti i pomeriggi dalle 2 alle 7 e mezzo e giovedì 22 dalle 2 alle 21, quindi c'è un'apertura serale prolungata. Ok, perfetto. Allora mi sa che non mancheremo, come si dice in questi casi. Ok, comunque questi orari e tutte le informazioni e materiali vari li trovate sul sito museodellafilosofiaunimi.it.
Perfetto, allora professoressa Chino, io la ringrazio tantissimo per questa mostra che avete messo in piedi, grazie anzi proprio per tutto il museo. Non mancheremo di venire a vederla, sono ancora 3 giorni, quindi insomma possiamo veramente tranquillamente andare nei pomeriggi appunto dalle 2:30 fino alle 7, dice dalle 2 fino alle 7, giusto? Quindi insomma 7:30. Ah, 2, 7:30, allora appunto, e ma che vada appunto giovedì c'è anche l'apertura solidale fino alle 8, quindi alle 9, ma ho capito tutto, complimenti, siamo un museo della comprensione per me, chiedo scusa Chino, va bene, grazie. Ma comunque come diceva appunto la professoressa c'è il sito, ma che vada, che quello almeno è facile da comprendere. Grazie mille professoressa, grazie a voi, ci vediamo al museo allora, senz'altro vi aspettiamo, buona giornata, a presto, andiamo avanti con un po' di musica, la preferita della nostra producer Viola, sono loro i Ricchi e Poveri con Ma Non Tutta la Vita.